Oggi abbiamo la grandissima opportunità di poter inaugurare un servizio del Comune di Calatone che viene gestito dalla cooperativa di comunità che è l'Ufficio Agricoltura. Un ufficio che darà risposte nell'ambito del settore agricolo a tutta la comunità dei calatonesi. Sì, oggi stiamo inaugurando l'Ufficio Agricoltura che vuole dare informazioni a 360 gradi a tutti gli operatori, sia professionali che semplici cittadini che conducono dei terreni, che hanno, diciamo, in gestione dei terreni, che vorrebbero continuare a coltivarli. L'obiettivo principale dell'Ufficio Agricoltura è quello di ridurre, perché è impossibile eliminarlo, il fenomeno dell'abbandono dei terreni. Noi politicamente pensiamo che recuperare i terreni in stato di abbandono e quindi portarli alla produzione, alla coltivazione, vuol dire migliorare il paesaggio, migliorare il territorio, e è un qualcosa che porterà beneficio per tutti quanti, non solo per gli agricoltori, non solo per i semplici cittadini, ma è tutto il territorio che ne trae beneficio anche dal punto di vista turistico e del paesaggio. Quindi l'obiettivo principale, ripeto, è ridurre il fenomeno dell'abbandono, e questo significa fare in modo che ci sia un ricambio generazionale. Perché se continuiamo a lasciare i terreni nelle condizioni in cui sono, lasciare i proprietari dei terreni da soli contro la burocrazia, contro, diciamo, una macchina burocratica micidiale, senza gli aiuti adeguati, si rischia che i terreni continuino ad essere abbandonati. Quindi noi speriamo di innescare un circuito virtuoso in modo tale che ci sia un ricambio soprattutto generazionale, e questo porterà probabilmente, sicuramente, al recupero dei terreni e tutto il paesaggio. Facciamo un primo passo in questo piano strategico di rivalutazione dell'agricoltura e della nostra terra con l'inaugurazione di un ufficio che avrà, diciamo, un duplice obiettivo: da un lato prestare consulenza e anche sul campo agli agricoltori con il supporto di due agronomi, dall'altro lato invece quello di un progetto di colture alternative orientato fondamentalmente alla coltura delle piante officinali, e che prevede, con un piano economico già studiato, che ci sia una produzione su 2 ettari di terreno, soprattutto di finocchietto selvatico oltre che altre erbe officinali, che debbono arrivare alla conclusione di un ciclo di produzione sia con l'essiccamento e l'imbustamento da un lato, che con la produzione di un distillato di un elisir dall'altro. Questo per dare, diciamo, nuova linfa a quello che è il nostro mondo agricolo, cercando di rivalutare anche quelli che sono i terreni incolti, fare un registro dei terreni incolti, cercare di combattere l'abbandono delle campagne. Si inserisce, dicevo, in un piano strategico, perché a questo primo step è collegato poi un progetto che presenteremo, spero, il mese prossimo, che è un progetto sull'e-commerce, un portale sull'e-commerce associato anche ad una valorizzazione dei prodotti tradizionali. Noi infatti abbiamo già approvato in Consiglio Comunale il regolamento DECO, c'è cioè un regolamento sulla denominazione di origine comunale. Il progetto sull'e-commerce avrà ad oggetto proprio la valorizzazione di questi prodotti tipici e l'inserimento dei prodotti stessi su una piattaforma informatica, visto che i mercati ormai evolvono in questa direzione. Quindi, diciamo, l'amministrazione ha un programma ampio per quanto riguarda l'agricoltura, che dovrà culminare appunto prima con l'ufficio agricoltura, poi con le colture alternative, col progetto e-commerce e con l'entrata in funzione della commissione per la denominazione di origine comunale, che dovrà costituire una piattaforma su cui poi rilanciare completamente il mondo agricolo, che oggi è in enorme sofferenza.